Ciao a tutti, oggi prepareremo la merenda tipo Kinder fetta al latte. Il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti circa più un'ora di riposo in frigo. Gli ingredienti sono, per la pasta biscotto, farina di tipo 00, cacao amaro, uova, zucchero, lievito per dolci in polvere, latte, miele e vanillina. Per la crema al latte, panna fresca, latte condensato, miele e gelatina di fogli ammollata. Diamo il via alla ricetta. Per prima cosa riposizioniamo la panna in freezer o nel congelatore che ci servirà ben fredda per essere montata successivamente. Iniziamo la ricetta preparando la pasta biscotto. Mettiamo all'interno del boccale 50 g di zucchero. Chiudiamo con il coperchio il misurino e li facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Adesso aggiungiamo la farfalla, spingiamola per bene sul fondo, versiamo gli albumi che devono essere a temperatura ambiente. Chiudiamo con il coperchio e azioniamo il bimby per 5 minuti, 37 gradi, velocità 3,5. Gli albumi sono perfettamente montati, trasferiamoli in una ciotola e teniamoli da parte. Adesso riposizioniamo il boccale, riposizioniamo la farfalla, mettiamo il resto dello zucchero, versiamo i tuorli, chiudiamo con il coperchio il misurino e li facciamo montare per 6 minuti, 37 gradi, velocità 4. Aggiungiamo il latte, la vanillina e il miele. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimby per 5 minuti. A velocità 4. Aggiungiamo il cacao, la farina e il lievito per dolci in polvere. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimby per 20 secondi a velocità 3. Trasferiamo il composto in una ciotola capiente. Adesso andremo a incorporare gli albumi sul composto. Incorporiamo con movimenti delicati dal basso verso l'alto. Adesso che abbiamo incorporato il composto agli albumi, versiamolo su una teglia rivestita con carta da forno. Livelliamolo bene e inforniamolo a forno preriscaldato statico a 200 gradi per 8 minuti circa. La pasta di biscotto è cotta,
Rimuoviamola dalla teglia mantenendo la carta da forno e posizioniamola tra due canovacci umidi e lasciamola raffreddare del tutto. Abbiamo ripreso la panna dal freezer, abbiamo lavato e asciugato per bene il boccale, riposizioniamo la farfalla, versiamo la panna all'interno. Chiudiamo con il coperchio senza il misurino e azioniamo il bimby senza tempo a velocità 3,5. Ci fermeremo quando la panna sarà ben montata. Fermiamo il bimby. La panna è ben montata, trasferiamola in una ciotola e riposizioniamola in frigo. Senza lavare il boccale, riposizioniamo la farfalla, versiamo il latte condensato. E il miele. Chiudiamo con il coperchio il misurino. Prima di azionare il bimby, andremo a strizzare i fogli di gelatina e li andremo a sciogliere in 50 g di panna che abbiamo messo in un pentolino. Nel frattempo che la gelatina si scioglie nella panna, azioniamo il bimby per 5 minuti. A velocità 4. Dal foro del coperchio aggiungiamo i fogli di gelatina che abbiamo sciolto nella panna. Riposizioniamo il misurino e azioniamo il bimby per 30 secondi a velocità 4. Trasferiamo il composto in una ciotola capiente. Adesso con l'aiuto di una spatola prendiamo la panna, la aggiungiamo al composto e la incorporiamo con movimenti delicati e circolari dal basso verso l'alto. Adesso mettiamo momentaneamente da parte la crema e andiamo a comporre la merenda tipo Kinder fetta al latte. Abbiamo ripreso la pasta biscotto che nel frattempo si è raffreddata, la giriamo sotto sopra e rimuoviamo delicatamente la carta da forno. Adesso divideremo in due parti uguali la pasta biscotto. Riprendiamo la crema e la andremo a stendere su una metà della pasta biscotto. Adesso livelliamo per bene la crema. Adesso prendiamo l'altra parte di pasta biscotto e l'andremo a posizionare sopra. Richiudiamo nella carta da forno, posizioniamola in frigo e lasciamola riposare per un'ora. Trascorso un'ora in frigo, adesso andremo a rifinire i bordi e a porzionare le nostre merendine. Dopo
Dopo aver porzionato le merendine tipo Kinder fette al latte, andremo a servirle. Merendine tipo Kinder fette al latte. Si conservano in frigo per 2-3 giorni, avvolte singolarmente in pellicola trasparente. Grazie e alla prossima ricetta!